Ciao a tutti appassionati di storiografia militare e bentornati nel quartier generale del Serenissimo. Oggi facciamo un salto in autorimessa perché vi voglio parlare di uno dei più rappresentativi automezzi in servizio presso la Wehrmacht. Quindi vi parlerò della Kübelwagen Type 82 KFZ1, autovettura prodotta dalla casa automobilistica Volkswagen, progettata dall'ingegnere Ferdinand Porsche e diventata iconica del parco automezzi delle forze armate tedesche durante il secondo conflitto mondiale. La Kübelwagen, che era la derivazione militare della Volkswagen Beetle, fu per i tedeschi l'equivalente della Jeep Willys americana. Entrata in produzione sul finire degli anni 30 come vettura leggera Type 82, fu da subito molto apprezzata per le eccellenti qualità fuoristrada conferitele dal basso peso, 700 kg, dal motore e dalla trazione all'asse posteriore, cioè al retrotreno, e dal differenziale ZF autobloccante e dalle sospensioni indipendenti. A partire dal 1943 venne posto in produzione un motore di maggiore cubatura da 1113 cm3, mentre la versione con carrozzeria chiusa, invece della copertura a mantice, era nota come Type 92. La versione con scafo allungato di 6-8 cm, la Type 86, fu il modello base più diffuso, con una produzione di 55.000 mezzi tra il 1940 ed il 1944. Il veicolo si dimostrò molto affidabile, duraturo, con un motore che, oltre che a prova di guasti, era di facile, però mettetelo tra le virgolette questo facile, manutenzione. La mobilità era buona, anche se la guerra del deserto richiese una modifica alle ruote troppo strette per non sprofondare nella sabbia. Il tipo derivato era chiamato Deutsches Camel, cammello tedesco, ma la definizione ufficiale era Tropenfest, mimetica tropicale. Nonostante tale sforzo produttivo di unificazione del parco veicoli, lo scopo non fu mai pienamente raggiunto. Quando i tedeschi invasero l'Unione Sovietica nel 1941, il numero di veicoli ruotati differenti utilizzati dalla Wehrmacht si aggirava attorno ai 1500, se non addirittura 2000, avendo utilizzato, oltre ai veicoli di produzione tedesca, anche i mezzi di preda bellica francesi, cecoslovacchi o britannici. Questa situazione impediva una qualsiasi razionalizzazione della manutenzione, ma soprattutto della logistica delle parti di ricambio, quindi riducendo sensibilmente l'efficienza delle forze armate. Malgrado i tentativi di porre rimedio a questa situazione, a partire dalle offensive aeree anglo-americane sulle fabbriche tedesche, essa si rivelò assolutamente non reversibile. La gravità di questa situazione è accentuata dal fatto che non si manifestò all'improvviso, essendo stata prevista fin dagli anni 30. All'epoca, infatti, il Waffenamt, cioè l'ente che provvedeva all'approvvigionamento di armamenti per le forze armate tedesche, aveva spinto alla progettazione di veicoli come l'autocarro Opel Blitz ed il Kübelwagen, che per le loro caratteristiche costruttive e produttive si prestassero a diventare mezzi standard per l'esercito, da costruire in un gran numero di esemplari. Dal marzo 1943 fino al termine del conflitto, fu prodotta nella versione migliorata Type 82. Impiegata su tutti i teatri di guerra dove la Wehrmacht partecipava e particolarmente impiegata nei fronti russo e nordafricano, gli esemplari costruiti totalizzarono a 52-55 mila unità circa prodotte dal 1938 però al 1945. Oltre al modello standard fu prodotto sulla stessa meccanica lo Schwimmwagen, ne dedicherò anche un video più avanti, in cui la carrozzeria era stata resa stagna ed aumentata di volume, permettendo quindi al veicolo il movimento in acque calme, che è ottimo mezzo anfibio, tra l'altro, per l'attraversamento di fiumi e bacini lacustri. Le Kübelwagen misuravano 3,74 m di lunghezza, una larghezza di 1,60 m, un'altezza da terra di 1,65 m, quindi con un profilo direi abbastanza basso. Il motore era un Volkswagen Type 1 a 4 cilindri contrapposti da 1130 cm3 a benzina, raffreddato ad aria per una potenza di 25 cavalli a 3000 giri al minuto. La vettura era a trazione posteriore e poteva raggiungere una velocità massima di 80 km/h. Il fatto di avere il motore posteriore comportò la necessità di una trazione 4x2, dato che aggiungendo un assale che portasse la trazione anche alle ruote anteriori, si sarebbe appesantita eccessivamente la parte anteriore del mezzo.
dato che avrebbe dovuto essere aggiunto un differenziale per distribuire in modo equilibrato il momento fra le ruote anteriori e quelle posteriori. La mancanza della trazione sulle quattro ruote fu la limitazione principale del veicolo, anche se la buona distribuzione dei pesi, col motore quasi baricentrico, permetteva di non avere effetti molto sensibili nella marcia normale, ma solo in presenza di terreno su cui si poteva esercitare una trazione limitata come sabbia o fango. Tendenzialmente la Kübelwagen usciva non armata, ma poteva esserlo dotandola di supporto per mitragliatrici leggere, tipo la MG34 o la MG42. Bene ragazzi, si trattava comunque di un ottimo mezzo, con una struttura che si basava su una carrozzeria con la massima semplicità strutturale e tecnologica. Quindi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati, commentate, condividete e da Venezia 90 è tutto, arrivederci al prossimo video.